ragazze, ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi torno con un video che, a quanto capito dai feed, adorate guardare ed io adoro filmare, anche perché vi voglio mostrare le novità di un brand assolutamente iper super economico come sono prevalentemente i try on haul e in generale gli haul che faccio io sul mio canale. Ma prima di mostrarvi tutto nel dettaglio vi ricordo di iscrivervi a questo canale, di lasciare un mi piace, un non mi piace, un commentino, tutto quello che volete, suggerimenti per i prossimi video, critiche costruttive, insomma quello che volete, perché vi leggo sempre e vi rispondo sempre. Oggi vi voglio parlare di questo sito che si chiama Floriday e hanno avuto, o meglio, ci sono stati dei problemi perché mi hanno contattata, mi hanno chiesto di scegliere dei pezzi da mostrarvi nei video, però alcuni erano out of stock, quindi poi mi hanno detto scusami, ci sono dei ritardi, puoi scegliere qualche altra cosa, quindi c'è stato un po' di confusione, ma loro disponibilissimi. È arrivato proprio oggi, che io ho detto non potrà essere mai il pacco di questa azienda, perché mi aspettavo dei vestiti, ed è arrivata questa cosa qui con dentro tutto all'interno, con dentro tutto all'interno, fantastico, volevo dire tutto all'interno, ma non mi aspettavo, perché so che ci sono anche delle scarpe, bene sì, perché io sono dura. So che il 35, che è il mio numero di scarpe estive, diciamo 34, dipende dai modelli, soprattutto se sono scarpe col tacco, è impossibile, perché quando provo il 35 in un negozio tendenzialmente mi ci escono proprio, ci entrano tre mani messe così e mi dicono ma questo è il numero più piccolo, sì ma ci entra la scialuppa del Titanic insieme a Jack and Rose, cioè, capisci che... Però comunque ho voluto prendere diverse cosine, sono tutte estive, io ho un po' freddo perché stasera fa un po' di freddo, però comunque per voi le proverò ugualmente. Eviterei di continuare nelle mie solite chiacchiere e partirei dal primo capo. Ho notato subito che, come potete sapere, il 90% dei miei try on haul sono in collaborazione con Shein, di conseguenza sapete che io sono una fan di queste bustine e ho collaborato in passato anche con altri brand e fanno la stessa cosa, ovvero che per ogni capo c'è la sua singola bustina e di queste davvero ne ho a bizzeffe. Non ricordo cosa sia questo, perché ricordo che erano tutte cose estive, non so se sia un vestitino, una camicia, sì, perché io non amo le camicie, no. La fantasia è stupenda davvero, ma non mi ricordo che taglia sia, io prendo sempre la S o l'XS, sentite il campanello di mia in sottofondo, ma questa mi sembra giganterrima. Vediamo se riesco a trovare la taglia. Anche io sono freddo. Non mi metto a servire, sono una scena. Andiamo quindi a provarla. Allora, questa è decisamente una camicia che va lunga, però di maniche è perfetta, anzi addirittura quando tiro sulle braccia si accorcia, quindi è la mia taglia, non ricordo se è un XS o un S, la taglia è giusta, il collo è la coreana, lo potete lasciare tutto abbottonato o un po' sbottonato, io preferisco un po' sbottonato, mi piace molto la fantasia, la trovo decisamente delicatissima, l'unica cosa mi lascia un attimo perplessa è il tipo di tessuto, perché ho paura di poterci puzzare dentro tipo un fritto chiuso dentro una casa senza finestre per 15 giorni, e siccome io ho un po' l'ossessione del sudore, diciamo, non lo so, però comunque in sé per sé anche da utilizzare sopra uno shorts largo e comodo per andare al mare o andare a fare una passeggiata, trovo che sia molto carina, la fantasia in sé per sé anche piuttosto elegante, quindi fantasia approvato, tessuto mi, lunghezza così così. Secondo capo, mi ricordo che c'erano delle cose di mare, e questo pizzo bianco potrebbe esserlo. Questo forse è un copricostume, un vestitino copricostume, e io questo come ve lo faccio vedere? Chiaramente metterò una maglia sotto e i jeans. Questo è bellino da morire, questo sì che sembra davvero la mia taglia. L'odore è pessimo, chiaramente è da lavare, è un semplicissimo copricostume, non è affatto largo, è tutto sagomato e lo trovo molto sexy.
è fatto anche, devo dire, piuttosto bene. Oh, ma che carino che è questo. In questo momento vi sto dando uno spoiler perché sotto è un costume che vedrete poi dopo indossato da solo. Ma quanto è carina la vestibilità di questo copricostume. Mi aspettavo che questo fosse rigido, invece è un elastico molto comodo per infilarlo e poi si apre qui davanti lasciando intravedere anche il costume. Devo dire che sono molto molto felice di questo, sì, bello bello. Questo così piccino picciolo, ragazzi, io completamente non ho memoria. Ah, un costume! Allora qualcosa l'avevo presa. Un costume intero. Ah! Ma è gigantesco. Oh mamma. È bellissimo, lo trovo molto bello, ma è molto grande. Come sempre avrò preso la taglia più piccola. C'è anche l'adesivo di protezione per le parti intime. Ha una finta coppa che serve semplicemente per evitare che uscendo dall'acqua si intraveda il mondo e provincia. Mi sembra largo, però di busto mi sembra giusto. Quindi non lo so, andiamolo a provare e vediamo com'è. Ok, faccio questa breve inquadratura, sì, si vede il reggiseno, sì, sotto ho il mio intimo. Straordinariamente la taglia del costume è giusta, dietro però mi stringe un po' e quindi mi segna il sedere, però come potete vedere la mutanda arriva fino ad avanti, non è né uno slip normale né un, come si chiama, un brasiliano. È proprio uno slip comodo, di quelli che utilizzi in quel giorno del mese, in quei giorni del mese, però la scollatura davanti mi piace tantissimo, quindi lo utilizzerei anche come costume da aperitivo, quindi lo trovo carino, anche perché a questo intreccio lasciate stare il reggiseno, che ovviamente non ci sarà, però la fantasia, la scollatura e la vestibilità, devo dire, mi hanno piacevolmente sorpresa. Trovo che possa essere molto comodo da utilizzare, però con qualche altra cosa. Questo non me lo aspettavo, devo dirlo, questo non me lo aspettavo. Ho preso ovviamente il 35. Sono delle scarpe che Andrea detesterà, ma a me servivano, cioè mi sembravano delle scarpe utili. Allora, non sono unite. Queste mi sa che sono anche state provate, perché qui sotto la suola non è pulita, neanche della seconda, addirittura presenta dei graffi sul tacchettino. Io non so se voi lo state vedendo, però è giusto che ve lo faccio vedere. In sé per sé la scarpa mi sembra carina, però mi sembrava non lucida ma opaca, e da tutti i giorni pensavo fosse carina, ma è, sto vedendo, rovinata, no? Cioè io questo lo devo fare vedere da vicino. Allora, non da questo lato, magari non si nota, ma guardate qui. Qui c'è proprio la suola che è leggermente staccata dalla base, non so se si vede. Poi il tacco è sporco, anche questo, e qui è leggermente sollevata dal tallone. Quindi diciamo che come prima impressione, ups, al contrario, non... Io sono molto sincera, lo sapete, e a costo di perdere collaborazioni, tanto non sono sponsorizzate, non ci guadagno nulla, però anche dentro, boh, non so neanche se provarle, devo dirvi la verità, mi sa che le scarpe non le proverò, prima le voglio disinfettare, magari poi nei commenti o nella descrizione, nell'info box vi dirò se mi vanno bene o meno, se vi interessa mi scrivete nei commenti come ti ci sei trovata, io vi dico se sono comode o meno. Anzi, sapete che faccio? Faccio una cosa proprio schifosissima, con il calzino le provo, anche se col calzino non rende come col piede nudo. E queste cose meravigliose che posso fare solo io,
Il numero sembra corretto, sembra un 35 puro, però se spingo in avanti col piede mi rimane sempre un pezzettino di tallone fuori. Allora, cercherò di trovare un modo per disinfettarle perché non mi sembrano affatto nuove. A questo punto io andrei all'ultimo paio di scarpe. Non so cosa aspettarmi dopo questo. Queste sono belle. Queste quando le ho viste sul sito, ecco, sono venute un po' spiegazzatine. C'è un peluccio, ma queste mi sembrano nuove. Sono un po' ammaccatine, però mi sembrano nuove. Provo a guardare. Anche questo è un 35, scusate, ancora non ve l'ho fatto vedere. E sono delle ballerine a punta, l'anticristo per Andrea, perché lui detesta le ballerine e le scarpe a punta. Io ho preso delle ballerine a punta. La comunicazione in una coppia, primo posto. E mi garbava questo contrasto di colori perché ho immaginato potesse stare bene con diversi outfit e io trovo che siano elegantissime questo genere di scarpe. Faccio sempre la prova calzino perché tanto volemmo se bene, ma non mi sembra un 35 puro. Ora col calzino addirittura mi sembrano andarmi strette. Io adesso farò una cosa molto poco elegante. Vi autorizzo a fare screenshot e taggarmi dicendo Minica sei l'antimoda, ma io lo so, non sono per niente un influencer. E voilà! Allora, col calzino nero poi il dietro del tallone si perde. E la scarpa sembra molto rigida. Sentite il rumore picchiettando in terra e se sollevo il piede le perdo dal tallone, il tallone mi scivola via e ho il calzino, quindi non lo so pensare senza calzini. Quindi queste magari con delle solette le riesco a riutilizzare perché sono molto carine anche ai piedi, devo dire la verità. L'unica cosa che voglio fare, anche queste le voglio disinfettare per bene e sicuramente tra queste e le altre preferisco di gran lunga queste, perché le altre sono praticamente rotte e sembrano anche usate, queste invece sembrano nuove, però temo che possano essere grandi per me. Che dire, la media adesso, come sempre, se seguite i miei try on haul, non sa ancora come stanno le cose, perché ancora non le ho provate. In realtà, con l'editing, voi già avrete visto come mi sta tutto. Una cosa di sicuro ve la confermo, le scarpe usate e rotte, assolutamente no. Le disinfetterò, proverò a riutilizzarle, perché io detesto gli sprechi. Mi sembrerebbe male anche rivenderle o darle a qualcuno, magari le do a una mia amica che ha un negozio di vestiti usati e insomma secondo me quella è la fine giusta, o magari riuscirò con un po' di colla a sistemarle. Sono molto indecisa su quelle scarpe e per il resto di quello che ho visto tra costume, camicia e il caftano da mare, secondo me il caftano da mare potrebbe essere l'unico che mi sta bene. Poi possibilmente dopo aver provato le cose quello che mi sta peggio o peggio non niente. Io spero che abbiate apprezzato la sincerità, vi lascerò i link di tutti i prodotti nell'info box in generale se volete spulciare il sito, magari i vestiti comunque sembrano uguali a quelli degli altri brand con i quali collaboro, come qualità, quindi magari non le scarpe ma più i vestiti. Spero di avervi dato uno spunto e non dimenticate di iscrivervi a questo canale, di lasciare un mi piace o un non mi piace, di farmi sapere cosa avete preferito e cosa non vi è piaciuto di questo haul, anche se qualcosa potrei immaginare. Vi ringrazio di aver visto il video e di avermi tenuto compagnia. Vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video.